Quindi ora passo la parola all'assessore Sibilia, con molto piacere, lo stesso. Grazie. Buonasera a tutti, mi approfitto anche dei bei auguri ovviamente della giornata della festa dell'Immacolata. Io non entrerò nel dettaglio di quello che lui ha realizzato con presepi e altro, perché ormai lo fa da tempo, lo conoscete già tutti quanti voi, e in più il sindaco ne ha parlato in maniera ben precisa e chiara. Io questa volta me li prendo così, 2 minuti invece per parlare di Vito, faccio prima. Beh, me lo posso permettere, perché ormai sono 3 anni, anzi 2 anni, perché un anno ho combattuto per avercelo nelle mie file, diciamo, dal senso della cultura, da 2 anni è con noi. Io devo dire veramente che il mio grazie è serio, e che ti arrivi, perché ogni tanto bisogna dire davanti a tutti che queste cose di solito se diciamo nelle quattro mura delle stanze nelle quali lavoriamo, però non esce fuori. Il lavoraccio che stiamo facendo in questa direzione, diceva bene Ito, questa della, in particolare della salvaguardia, della tutela del nostro patrimonio, che è immenso a Conversano, passa attraverso il sacrificio di un po' di persone. In questo momento nell'ufficio cultura noi abbiamo soltanto 4 persone, immaginate, 5 da qualche giorno, perché uno degli autisti è tornato, diciamo, con noi perché ha un problema fisico, non perché per auto. E quindi il ringraziamento deve essere di tutti quanti noi, perché i risultati che stiamo ottenendo sono eccezionali. Il museo, il castello che oggi ha 4 mostre, i croceristi che scelgono addirittura di pagare un biglietto per venire a Conversano e non davvero bello. Cioè la città di Conversano comincia veramente a prendere un ruolo serio, sia nell'ambito del turismo che in quello che è la conoscenza, soprattutto culturale, della nostra zona. Senza far nulla di speciale, perché Conversano è talmente grande che potrebbe farlo da solo, però bisogna soltanto promuoverlo e spingerlo. E lui lo fa regolarmente, lo fa non soltanto in questi termini, ma lo fa per lavoro e lo fa anche con altre iniziative, che sono quelle della guida, che vi garantisco che noi abbiamo usato e continuiamo ad usare, perché ancora non siamo in grado, in questi giorni stiamo finendo il lavoro, però sono 3 anni che prevediamo una guida del comune e nel frattempo abbiamo utilizzato la sua, quindi veramente il mio ringraziamento anche personale, lo posso fare anche in versione e in, diciamo, nei panni dell'assessore alla cultura, per quello che fai tu, per quello che fanno tutti gli altri dipendenti del mio ufficio, ovviamente anche degli altri uffici, io quello che vedo direttamente siete voi, grazie, grazie, perché solo così, solo se condividiamo le pene e anche poi i piaceri, e questo è un piacere, finalmente lo condividiamo, si potrà andare avanti per il lavoro che stiamo provando a portare a compimento. Grazie ancora. Anticipo i lavori di Natale a tutti quanti voi, però se volete sappiate che in questi giorni c'è tantissimo da vedere, da seguire e in qualche modo da imparare, perché saranno aperti ancora una volta i musei durante queste giornate che vedranno Conversano protagonista. Una in particolare, le 2 o 3 più importanti in questo periodo sono proprio il 16, 17 e 18, qui c'è anche il Presidente della Proloco che è uno dei protagonisti, che vedranno i chiostri e la Villa Garibaldi animate dal Natale nei chiostri e dal Dolce Natale, sono 2 delle manifestazioni centrali per il nostro Natale, seguitelo, tutto il resto del programma è sui siti o comunque in giro per i manifesti che verranno attivi in questi giorni. Grazie a tutti voi, grazie a tutti. Ringraziare Pinuccio Locaputo che è sempre con me, insomma, sempre a disposizione, che purtroppo servono tutti al comune e anche fuori dal comune. Adesso volevo soltanto ricordare che Raffaele Prunella ha progettato questo video, che poi eventualmente potete chiedere informazioni a me, su Conversano, che da domani poi andranno in onda, cioè su un televisore che metterò lì in fondo a destra all'ingresso, in modo che tutti potrete visionarlo con immagini di Conversano. Ora passo la parola a Nini Galasso, il mio carissimo amico, che ovviamente mi dirà più o meno magari nel dettaglio cosa si svolgerà in questi nel 17 e 18 16, 17 e 18 dicembre. Grazie Vito, io ti volevo ringraziare soprattutto per le tue iniziative, soprattutto perché sei fonte di ispirazione, perché io devo ringraziare Vito, sei nato Natale nei chiostri. Lo scorso anno lo concertammo insieme nel mese di settembre, poi quest'anno effettivamente la manifestazione è cresciuta. È quello che si vuole fare, far crescere Conversano e dare un programma costante, quindi ogni anno sapremo che c'è quel evento, quella manifestazione. 16, 17 e 18 saranno aperti nuovamente tutti i monumenti, le visite serali che vengono molto apprezzate. L'ultima volta abbiamo avuto più di 17.000 visitatori,
pensate, solo nelle 3 serate di novello. Cerchiamo di superare questa cifra. Credo che ce la faremo perché... Passiamo 2 volte a testa. Credo che ce la faremo perché abbiamo investito molto pubblicitariamente in queste manifestazioni. Poi si potranno degustare i prodotti tipici della nostra Conversano, valorizzare i prodotti della nostra terra, l'olio d'oliva, che molte volte noi lo sottovalutiamo, ma è un prodotto veramente eccezionale. Conversano ha l'80% di territorio coltivato solo ad olive, quindi è importante per questo. E poi manifestazioni pizzica, ci sarà Gianni Ciardo, la Municipale Balcanica, mercatini natalizi. Veramente venite a Conversano perché quest'anno abbiamo organizzato un Natale con i fiocchi. Fra qualche minuto faremo i fuochi d'artificio ringraziando l'architetto Gianni Bugna che mi dà la possibilità, Tony Bugna, che ovviamente mi dà la possibilità di sparare i fuochi da sopra il suo terrazzo e quindi ovviamente bisogna ringraziarlo. E poi devo ringraziare anche il mio direttore di area che mi ha permesso ovviamente con ferie richieste la possibilità anche di realizzare questi presepi, perché purtroppo se io la mattina lavoro il pomeriggio ovviamente mi dedico, ma siccome ne ho realizzati 35, quindi erano parecchi e ovviamente in una maniera diversa dagli scorsi anni, e quindi ringrazio anche lui. Poi un'altra cosa, chiudo, ringrazio ovviamente i miei genitori che mi hanno sostenuto. Per quanto riguarda il discorso delle foto, 2 anni fa Dino Fanelli mi dette una grande occasione per mettere le sue foto, quest'anno invece sono foto realizzate, cioè raccolte, diciamo, una raccolta mio padre, che ha una raccolta anche di fotografie d'epoca, e quindi ho voluto ovviamente non pubblicizzare, anzi ho voluto ringraziare anche lui mettendo queste foto di questo... che fanno parte ovviamente del calendario di quest'anno, sì. Va bene, grazie a tutti, io vi faccio gli auguri, ora ci vediamo i fuochi con molto piacere. E ringrazio vivamente ovviamente tutti gli sponsor, grande Pasquale, e ringrazio tutti gli sponsor per il loro sostegno come ogni anno, grazie. Aspetta.